Viale Roma, Guidonia Centro, senso unico, striscia a pagamento, strisce blu, 0,50 centesimi ogni mezz'ora. E la cosa simpatica, noi siamo stati contrari a questo provvedimento, a queste strisce che ha deciso di fare come inizialmente come progetto sperimentale Rubeis, l'amministrazione Rubeis, e poi successivamente di tenerle definitive sia su Guidonia, su Villalba, che su Colle Fiorito e Villanova. Sono strisce blu. La cosa simpatica è che non ci sono le postazioni per pagare, non c'è la colonnina dove si può pagare il parcheggio. Ci viene risposto da diverse persone che il parcheggio dovrebbe essere pagato tramite dei tagliandini, non c'è scritto da nessuna parte. Io invito la città a fare ricorso, quando soggetta a sanzione, a fare dei ricorsi nei confronti dei verbali, che secondo me e secondo noi del centro-sinistra del Partito Democratico sono illegittime. La cosa simpatica, e voglio andare avanti con questa denuncia, Paolo, per dire che se un disabile, esatto, guarda, se mi fa piacere, se inquadri il parcheggio per disabili. A Guidonia il disabile, c'è uno stallo, vediamo qui, se non trova parcheggio in questo stallo perché è occupato da altro disabile, deve parcheggiare sulla striscia blu, e soltanto nel nostro comune la striscia blu per il disabile si paga, mentre la vicina Tivoli, il vicino comune Tivoli, lascia al disabile parcheggiare gratuitamente perché capisce che potrebbe essere occupata la sua postazione, il suo stallo di parcheggio. A Guidonia la striscia blu per il disabile si paga. Hanno respinto una proposta di consiglio comunale, spero che tu puoi postarla, Paolo, durante il video ti manderò il file, ti mando appunto questo file della delibera, dove c'è scritto anche chi ha votato a favore e chi ha votato contro, e quindi un'altra, secondo me, votazione contro i cittadini e contro le fasce più deboli soprattutto. Sempre Viale Roma, centro di Guidonia. La nostra proposta era, sono state fatte delle opere qui su Viale Roma, che è stato il marciapiede molto richiesto anche da parte nostra, il rifacimento del marciapiede da ambo i lati per aiutare anche il commercio locale. Questo inizialmente, poi il sindaco decide di scordarsi dei cittadini del centro di Guidonia. Questo progetto dei marciapiedi, ricordo che era un progetto del centro-sinistra, viene instaurato il senso unico su Viale Roma, un senso unico che uccide la città, uccide il commercio locale, uccide le persone che vivono di questo, con attività che hanno ormai 20-30 anni di storia a Guidonia, e sono molti infatti i commercianti che hanno chiuso attività. C'è una crisi nazionale, va detto anche questo, ma sicuramente il senso unico non li ha aiutati. La cosa simpatica è che si è pensato a fare un marciapiede largo 6 metri, ma non si è pensato a prevedere dei parcheggi a spina di pesce, non si è pensato di... è provveduto a lavorare, mi fa piacere se inquadri questi alberi, alla manutenzione ordinaria delle strade, che è anche la potatura degli alberi, lasciati in maniera indecente secondo me, non potati, i rami ad altezza uomo e le foglie che d'inverno bloccano le griglie che sono al bordo della strada, che servono a scaricare l'acqua di Guidonia, dell'acqua piovana di Guidonia, e che non permettono la fuoriuscita appunto di quest'acqua, e quindi si intasa il centro urbano della città. Viale Roma doveva essere rivista completamente, marciapiedi più stretti, parcheggi a spina, alberi nuovi, questi andavano buttati giù, messi degli alberi verdi a basso fusto, più piccoli, sempre verdi, con meno manutenzione, più belli per la città e che portavano meno allergie per la gente. Questo sarebbe stato un intervento utile, mettendo delle strisce bianche, aiutando il commercio locale in questo modo, prevedendo una doppia via, come era prima, un doppio senso di marcia, ma soprattutto prevedere delle aree di carico e scarico delle merci per i negozianti, in modo da avere un punto logistico di smistamento dei loro prodotti, per raccogliere i loro prodotti, ed evitare che si formino situazioni di difficoltà per la città.